Dunque, ho finito questo splendido strumento, ma ci sono stati dei problemi. Il problema principale è l'amplificazione, ovvero l'ossicino e il sensore piezo da installare qui, perché non ce ne sono di queste dimensioni. E quelli anche per ukulele non sono proprio, non hanno la spaziatura corretta. E allora che cosa ho fatto? Niente, semplicemente ho modificato un sensore esistente per chitarra folk, diciamo, con il passo normale della chitarra. Il piezo, diciamo, ha 6 sensori spaziati di una certa quantità. E niente, ho semplicemente tolto tutti i sensori, tagliato la lunghezza necessaria, rimontato tutto e adesso funziona tutto bene. Per capire l'operazione bisogna capire intanto la teoria su come funzionano questi sensori piezo, e poi ci sarà anche la pratica. Un avvertimento: purtroppo nel video mi vedrete con le mani molto sporche di palissandro, perché ho lavorato con la polvere molto fine di questo bellissimo legno, peraltro, ma è molto penetrante, e quindi tra le tante cose mi era penetrata anche sotto l'unghia. Quindi abbiate un po' di pazienza se vedete le mani sporche. È una persona che sta lavorando in realtà, e non avevo finito tutta l'operazione e quindi non mi ero ancora lavato le mani. Detto questo, andiamo un po' a una spiegazione pratica di cosa significhi un ponte piezo. Come è fatto un pick up piezo? Facendo facciamo un disegnino, eccolo qua. Allora, un pick up piezo in sostanza è uno scatolotto così piegato, tipicamente di ottone, insomma di un materiale, di un metallo conduttivo. E sopra questo scatolotto c'è un'altra cosa che va inserita, eccola qua, ok? Che è isolante, e il piano di questo isolante in realtà è un materiale conduttivo. Visto di profilo, la cosa si presenta così: abbiamo lo scatolotto metallico che è fatto così, e poi abbiamo l'altro scatolotto isolante che è fatto così, all'interno del quale c'è questa parte che è metallica. Allora, questa parte è tutto metallo, ok? Questa parte poi andrà coperta con una lamina di rame, eccola qua, la disegno così, anche questa è tutta metallo, che andrà saldata alla massa. Quindi questa è la massa e questo è in realtà il segnale positivo. All'interno di questa cosa vanno posizionati i sensori piezo. Ecco, nel nostro caso ce ne sono 4, quindi ce ne saranno uno, eccolo qua. Adesso questi chiaramente l'ho fatto in dimensioni molto piccole. Ce ne sono 4 posizionati qui. Qua c'è la lamina che copre tutto e poi si salda tutto. Ecco, in realtà la calza, c'è un cavo schermato dove la calza viene fissata a questa cosa qui, allo scatolotto metallico, e l'anima invece viene fissata a questa lamina di metallo su cui posa il sensore. Allora, il sensore ha una fase, chiaramente, come tutti i pick-up, ed è marchiata, perché se voi vedete bene, ogni sensore piezo ha una strisciolina rossa che va tipicamente sotto, che sta a significare parte negativa, e la parte positiva è sopra. Il segnale si sviluppa quando c'è una pressione meccanica che genera una tensione elettrica all'interno del sensore. Questa tensione elettrica viene portata fuori tramite il cavo schermato.
Ecco, il problema nostro è appunto che non avevamo un sensore di dimensioni idonee. Quindi nella prossima clip vedrete come si fa a tagliare e ad accorciare un pick-up piezo per chitarra e per renderlo disponibile per il mandolino. Per prima cosa, con una taglierina tagliamo il termo restringente che tiene uniti i pezzi. Ecco, si fa non di sopra, perché è facile danneggiare i sensori, ma di sotto, dove c'è lo scatolotto di metallo che tiene unite le parti. Eccolo qua. E così appare il nostro. Eccolo qua. Questo è lui. Se vedete, ci sono questi 6 sensori tenuti assieme da questo nastro di rame adesivo. C'è lo scatolotto e il polo negativo. E alla fine noi troviamo questo cavo schermato dove c'è polo positivo e polo negativo, e alle cui estremità si sviluppa una tensione. Quindi adesso dobbiamo prima di tutto togliere il nastro, che però, se vedete, è saldato qui in testa, quindi dovremo anche risaldare tutto. Però poi... ecco, se vedete, ho dissaldato il terminale e sotto ci sono i 6 sensori. Ok, la messa a fuoco qui è un po' critica, però li vedete, eccoli qua, questi sono i 6 sensori. A questo punto dovremo tagliare lo scatolotto della dimensione giusta e riallineare 4 dei 6 sensori in modo che sia idoneo per il ponticello che ho costruito. E alla fine dovremo saldare questo terminale, questo qui, allo chassis, allo scatolotto. Va bene? Bene, come è fatto un pick-up piezo? Eccolo qua. Allora, voi avete praticamente quella celletta, questa qui, che è una cella di ceramica, piezo, elettrica, che è inserita all'interno di questo, che è praticamente un contenitore di plastica che serve per isolarlo. E questo è di nuovo la copertura per evitare il rumore, che va saldata sopra alla fine. Quindi adesso quello che dovrò fare è tagliare questo della lunghezza che mi serve, e dopodiché montare gli altri 3 sensori a distanza giusta, saldare la copertura di rame, questa qui, e poi è fatta. Ecco qui, è stato fatto. Adesso qua c'è l'ossicino da mettere in cima, e questo è il nostro ponticello amplificato a piezo per la mandola. Fatto. Vediamo se funziona tutto. Attacchiamo il jack. Ecco, questo è il risultato del ponte. Come sentite, risponde molto bene. Ok, fatta anche questa.